Buonasera, innanzitutto grazie per essere venuti, sono Alessandro Usai, un giornalista viterbese tra l'altro, quindi oggi gioco in casa e sono molto contento. Voglio dare subito il benvenuto e magari fare un applauso a Giampaolo Montali che oggi è qui con noi. Adesso, dunque, se dovessi fare il curriculum della tua vita siamo qua 2 ore e mezza, fondamentalmente non basta. Però questo signore doveva fare il medico e poi invece ha avuto tutto un altro percorso la tua vita professionale. Vada a memoria, hai vinto 5 scudetti in 4 città diverse, 2 campionati europei con la nazionale italiana di pallavolo, un campionato del mondo, tantissimi trofei a livello anche giovanile, 17 coppe europee, poi sei stato a lavorare nella Juventus, nella Roma, hai fatto tanto altro, ma adesso non anticipiamo. Facciamo un altro applauso a questo signore, insomma. Però come nasce questa tua passione per lo sport? Sei anche un grandissimo motivatore, quindi sei riuscito a unire 2 cose importanti. Beh, innanzitutto buonasera, grazie di avermi invitato. È la prima volta che sono a Viterbo, ahimè, arrivarci a 50 anni mi sembra... mi sembra veramente una cosa gravissima. Non immaginavo una città così bella, quindi avrò modo di tornare in altre vesti. E come potete vedere anche dalle mie misure fisiche, io non sono stato un grande giocatore. Non ho giocato ad alto livello, sono un giocatore di medio-basso livello, più basso che medio. Ho giocato fino alla Serie B, ma però gioco da 11 giorni. Giocare fino alla Serie B potrebbe essere anche nobilitata la carriera di un atleta, no? Però in realtà la parola giocare, che con me non si abbinava molto, perché io ero una riserva. Quindi lascio immaginare se mai un giorno quando ho pensato di fare questo mestiere, l'allenatore, il coach. Era l'ultima cosa a cui pensavo, perché io i miei allenatori li ho odiati. Però esatto, non è tua intervista che gira su YouTube, tra l'altro, se andate a cercare Montali, YouTube lo trovate, tu criticavi tutti i tuoi allenatori che non ti facevano giocare, non capivano niente. Li maledivo proprio, perché non riuscivo a capire come mai tanto talento venisse costantemente relegato in panchina, cioè cambiavano questi allenatori, quindi da ragazzo io l'ultima cosa che pensavo di fare e che mi ero proposto di non fare era proprio questo mestiere qua, l'allenatore. Poi però anch'io un bel giorno salì di Damasco, folgorato, ho visto la luce, iniziando ad allenare lo sbaglio dei ragazzini, ho scoperto che mi piaceva terribilmente fare queste cose. Oltretutto io vengo, come detto tu, da un tipo di formazione, perché ho fatto medicina e chirurgia, quindi dovevo fare il medico, per tradizione familiare dovevo fare il dentista. Quindi poi ho iniziato ad allenare questa squadra di ragazzi, in 4 anni abbiamo vinto 4 titoli italiani juniores consecutivi, senza mai perdere una sola partita. 26 anni. Com'è motivare? Perché quando uno vince, la cosa difficile è vincere, è più difficile rivincere, no? In effetti la cosa difficile nel mondo dello sport non è vincere una volta, devi sapere che se tu hai la fortuna, e io il mio soprannome per i miei amici è Gastone, quindi lascio immaginare che io sono nato con la camicia, molto fortunato. Se uno ha la fortuna di allenare grandi club, grandi squadre, alla fine una vittoria non la si nega a nessuno. È un po' come quando io sono andato, che Rizzoli mi chiama per scrivere il mio primo libro, mi chiedono di fare un libro, io avendo un ego molto smisurato, sono andato con molta felicità. Questo grande motivatore che è responsabile di Rizzoli e delle varie, mentre uscivo per uscire mi dice, Sapo Montali deve sapere che in questo paese un libro non lo si nega a nessuno. Come una vittoria. Esatto, come una vittoria. Lascio immaginare che motivazione mi ha dato per fare questo libro, però in realtà poi le vittorie sono uguali, una vittoria non la si nega a nessuno. Il difficile mondo dello sport è continuare a vincere, farlo magari nello stesso club, con risorse finite, in situazioni di forte criticità, di forte cambiamento, quella è la cosa complicata. Quindi secondo me c'è un solo valore, un solo segreto, che è quello che secondo me è il mondo delle organizzazioni in generale, sì che sia di natura sportiva o non, è la continua ricerca, cioè il segreto per vincere, continuare a farlo. Cioè secondo me è quello di convincere persone, nella maggior parte dei casi non hanno niente in comune una con l'altra, a giocare, a fare squadra. Quindi a giocare insieme, passarsi a palla e riconoscere quelli che hanno la territorialità dove muoversi. Una cosa che mi ha colpito era come tu riesci a motivare i tuoi giocatori. Ricordo che nello spogliatoio mettevi anche le foto o i poster della squadra avversaria o di alcune dichiarazioni dove così si prendeva un po' in giro la tua squadra. E anche quello un po' sì, credo. Questo non è molto educativo, perché vedo che c'erano dei ragazzini, perché questo lo facevo con i ragazzini quando allenavo la squadra di 15 anni, 16 anni. Cosa facevo io? Vincevamo lo scudetto, l'anno dopo la cosa era difficile e problematica, io cosa facevo? Appendevo le fotografie delle squadre avversarie che avremmo dovuto vincere. Però il problema cos'era? Che verso la fase finale della stagione, quando andavamo a giocare le finali nazionali, l'odio verso questi avversari che erano sempre più bravi di noi, si allenavano meglio, avevano tutto più di noi, portava questi ragazzini quando passavano sotto a
queste foto a sputare, a dire e a maledire. Non era molto educativo, qualche genitore mi chiamava e mi disse: senta, ma Montagna, ma scusi, ma funziona così nel mondo dello sport? Che... Ma no, è che la cosa poi degenerava, ma era che arrivavamo talmente carichi agli appuntamenti, infatti poi vincevamo proprio per quel motivo lì. Però mi divertivo, poi anche degli armadietti, io poi sono uno che ho continuato, perché anche l'ultimo anno della nazionale c'erano questi giocatori, perché dopo aver vinto due europei consecutivi, argento e olimpiadi, cambiamo tante cose, è difficile continuare una squadra per continuare a vincere. Questi giocatori si trovavano tutte le mattine sotto la porta della camera dell'albergo, queste tazze bau, queste scritte, aprivano la porta, leggevano queste cose strane, il loro allenatore dicevano, ci avevano detto che era un pazzo, ma adesso lo possiamo constatare di persona. Quindi facevi stalking con i giocatori fondamentalmente. Assolutamente, sì. Vabbè, però ha funzionato, quindi evidentemente almeno su quello. Ma tu hai anche dei riti scaramantici, perché sì, sei una persona che ricerca, che studia, che si prepara, che motiva, però c'è anche un imprevedibile. Hai degli amuleti, delle cose che ti sei mai portato, o dei riti particolari? Guarda, una volta mi chiesero cos'era per me il segreto per vincere tanto e vincere in ogni posto dove sono andato. Io ho dato una risposta che lasciò un po' perplesso l'interlocutore, perché dissi, secondo me per vincere tanto, io ho vinto tanto perché ho sempre avuto paura di perdere. Ecco, il mio amuleto forse è sempre stato questo, la paura di perdere sempre. Perché quando hai paura di una cosa che ti fai preparare, arrivi pronto, che non lasci niente al caso, che guardi i dettagli, guardi le sfumature, nel momento in cui non hai più paura di fare una cosa vuol dire che la stai facendo quel pilota automatico, vuol dire che le cose non le fai più con la stessa passione con cui le facevi prima. Certo. E quindi il mio amuleto è sempre stato questo, ogni cosa, anche se vincevo, magari dopo 7 giorni, dicevo la coppa più importante, ma giocavo contro l'ultima squadra del campionato, io avevo paura di perdere. E tutte le volte che ho avuto paura non l'ho mai perso. Tutte le volte invece che sono arrivato a giocare una partita rilassato, perché quella l'avevo già fatta 1100 volte, e quindi l'ho perso. Quindi il consiglio che do è di non aver paura di aver paura, perché per me è un sentimento nobilissimo aver paura di fronte alle difficoltà. Senti, torniamo indietro con le lancette del tempo. Te, fine anni 80, vado anch'io a memoria, eri allenatore della squadra di Parma di pallavolo, giusto? E un certo signore che si chiama Arrigo Sacchi era allenatore del Parma. E so che Sacchi veniva a vedere i tuoi allenamenti, tu andai a vedere i suoi, c'è stato anche un carteggio, le mail forse ancora non c'erano, ma un carteggio c'è stato tra voi due. Che tipo è Sacchi? Allora, anni 90. Anni 90. Sì, anni 90. Anni 90. Vabbè, a parte che mi assomigliamo, abbiamo molte analogie, perché entrambi siamo diventati dei buoni allenatori senza essere stati grandi giocatori. E mentre nel mondo degli altri sport che non siano il calcio, questa cosa è abbastanza usuale, cioè grandi allenatori non sono stati grandi giocatori. Nel mondo del calcio invece questa cosa è molto desueta, perché la maggior parte dei casi i grandi allenatori sono sempre stati dei grandi calciatori. Quindi lui, secondo me, è riuscito ad arrivare proprio per alcune caratteristiche particolari, una grande idea di calcio, ma una grande perseveranza, una tenacia straordinaria. Io quegli anni ero molto arrabbiato con Arrigo perché ci frequentavamo moltissimo. Poi un giorno lui va al Milan, passa al Milan, e io vedo prima pagina del Corriere della Gazzetta dello Sport, articolo 9 colonne, dentro 2 pagine intere, dove lui praticamente dice questa cosa: ah, ho fatto uno studio, ho studiato, ho scoperto che su un'ora di gioco dei giocatori di calcio, il momento in cui i giocatori toccano la palla e stanno solo a contatto col pallone è soltanto 9 minuti. Era tua quella in c'era il problema. Sì, che è vero, io leggo tutto l'articolo, adesso arriverà il punto che dirà: sì, questa cosa è stato Montani che me l'ha fatto dal pallavolo, me l'ha portata nel calcio. Ma è colpa dei giornalisti che poi. No. Quando l'ho beccato la prima volta gli ho chiesto da Rico, una battuta a parte. Era una persona molto, molto attenta e particolare. Intanto, secondo me, è riuscito in un mondo dove se tu non hai un pedigree, non hai un profilo di un certo tipo, fai fatica a emergere. Perché purtroppo il mondo del calcio è così, cioè il profilo delle persone che ci lavorano è quello, non è un profilo straordinario. E quindi tutte quelle persone che hanno qualcosa in più e di diverso fanno fatica. All'inizio non è stato facile. La sua fortuna è stata quella di essere andato capitato in una grandissima società che secondo me... Il club è più titolato al mondo, mi verrebbe da dirti. Ma già di questo, perché presumo che tu sei tifoso del Milan, ma non è per quello, perché la differenza secondo me ci sono 3 le cose che per far vincere un club. In ordine di importanza sono società, giocatori e allenatori. Io credo che la società sia la cosa più importante, perché è la società che definisce lo stile,
che definisce i ruoli, le competenze, che decide chi fa cosa, come la fa, che supporta le persone. Quindi la fortuna di Enrico è stata quella di essere arrivata al Milan, in una grande società che nei momenti di difficoltà, perché iniziò malissimo, sì, l'ha protetto fino alla fine, come nello stile di quella società, e lì ha avuto la possibilità di dimostrare il suo valore. Perché poi tante volte succede che ci sono delle persone che hanno talento, hanno qualità, ma non capitano nel posto giusto, al momento giusto. Io probabilmente se nascevo a Viterbo non sarei... Magari da pallavolo sarebbe andato un po' meglio. Ma no, però sì, non avrei potuto fare la carriera che ho fatto, perché a 29 anni noi con la nostra squadra facciamo già il grande slam, diciamo, scudetto, Coppa dei Campioni, campionato del mondo per club, Supercoppa Europea e un'altra cosa che non mi ricordo. Supercoppa Italiana? Coppa dei Campioni. Ah, Coppa dei Campioni, anche un po' anche 29 anni, però ero Parma, come dire, parlare di Parma da pallavolo come parlare a Madrid, Barcellona, Milan, Juventus. Certo. Quindi essi anche un po' fortunati, io sono proprio là. Rappresento la fortuna. Mi viene in mente Piangiani a Siena, che è un altro esempio, che insomma è riuscito a vincere in un altro sport tra virgolette minore come la pallacanestro. E volevo chiederti anche questo, andiamo, rimaniamo sul calcio per un attimo. Un'altra cosa che mi ha colpito di te è questo approdo alla Juventus. Tu lasci la pallavolo, vai nella Juve in un momento devastante, c'era stata Calciopoli, c'erano tantissime inchieste, ti chiama John Elkann e tu fai parte anche del CDA, del Consiglio di Amministrazione della Juventus, e se oggi c'è quello stadio, l'unica squadra in Italia tra l'altro quello stadio, la Juventus, è anche merito di Giampaolo Montagna, è vero? Sì, a un certo punto era 2006, diciamo l'Europeo a Roma, e quell'estate, pensa che racconto l'aneddoto così mi fa sorridere, così è meno stucchevole della serata. Io sono nella mia casa in campagna su una pianta che raccolgo delle ciliegie. A quella ciliegia mi squilla il telefonino, che quei giorni erano a carico, sempre in tasca. Squilla il telefonino, sento una voce che dice: Montani? Sì, allora questa voce dice: sono l'ingegnere John Elkann. Pensi sia uno scherzo? E io gli dico: senti, dai, dimmi chi sei, perché sono sulla pianta, quella del cinese, non ho tempo. Perché devi sapere che io ho degli amici molto burloni, sapendo che ho un ego smisurato, in ogni momento che c'è un problema in questo paese, che sia di natura sportiva o no, si chiamano me, io sono convinto di andare a risolvere. E quindi sono convinto che è uno dei miei amici che mi fa uno scherzo. Dopo una pausa, tipo quelli di Celentano, sento questa voce che dice: sono la pianta, la quaglia del ciliegio. Io dico: sì, dai, ma dimmi chi sei. Lui mi dice: che bella scena bucolica. Io capisco che non può essere uno dei miei amici, è matematico, ed era veramente lui. E a quel punto cosa succede? Mi vengono a prendere, mi portano a Torino, dopo 25 anni di pallavolo, io ho cominciato a 26 anni, ho esordito in Serie A 26 anni come allenatore del Maxi Comparto, quindi non una squadra normale, e avevo voglia di cambiare, il fuoco si era un po' spento, e questa cosa di ricominciare da capo, in un mondo dove non ero nessuno, era una grande opportunità, secondo me, perché i cambiamenti a volte diventano proprio questa cosa qua, l'opportunità di imparare a fare cose nuove, migliorare. E quindi ho accettato, sono andato in CDA da Juventus, avevo il mio ruolo, avevo la delega sull'area sportiva, quindi mi occupavo di quello che era la prima squadra, il settore giovanile, il canale tematico che era Juve Channel, abbiamo scritto il codice etico della Juventus, il primo caso di una società di calcio che l'ha fatto. Quindi lo stile Juventus sei tu, fondamentalmente? No, c'erano anche altre persone. L'hai griffato? Ero l'unico, no, eravamo in realtà... Il gruppo della Juventus scelse solo due uomini di sport, uno era Tardelli e l'altro ero io. So che Tardelli dopo sei mesi se n'è andato e sono rimasto orfano in mezzo a tutti questi avvocati, questi mega manager che giravano il mondo. Ero rimasto l'unico uomo di sport, invece avremmo avuto bisogno di un uomo di calcio. La dimostrazione è stata il fatto che dovetti combattere molto per convincere a fare lo stadio di proprietà, perché inizialmente in una riunione drammatica si stava per andare ai voti e si pensava che lo stadio fosse il caso di farlo. Quindi io mi battei a forza perché ritenevo che, proprio per il fatto che ero voluto andare a Juventus per provare a cambiare qualcosa, fare un salto, portare un po' di cultura del mondo del calcio che fosse diversa, ritenevo lo stadio una pietra miliare per due ragioni. Una di natura culturale, perché cominciare a portare le famiglie agli stadi con la gente che possa andare tranquilla, quindi diventava una cosa proprio culturale. Seconda, di economica, di business, perché aveva la possibilità di fare un piano medio e lungo termine con lo stato di proprietà, fare la differenza dal punto di vista dei conti economici. E poi c'era l'altra cosa che io mi accorso che quando tenni il mio discorso sulle prime due cose nessuno mi seguì. Poi a un certo punto dissi questa frase dove dissi: poi secondo me lo stato di proprietà vuol dire alla fine della stagione dai 12 ai 15 punti più in classifica. Lì io vedi
tutti questi consiglieri che improvvisamente si... Ma come volontari? Ma cosa dice? Sì, sì, ti garantisco che stati di proprietà come quello vogliono dire dei 12-15 punti in più. Io non so se fu quello oppure se Gianetta alla fine decise di farlo veramente, però dopo tutti quanti votarono per il sì e quindi si iniziò e si fece lo stadio della Juventus. Ah, però. Però non mi invitarono alla prima, non mi hanno invitato. No? No, ci sono rimasto male. Ma glielo ho anche detto sui giornali, infatti se la sono presa, ma fa parte dei giochi. La riconoscenza non è mai di questa terra, se no, è sempre il sentimento del giorno prima. È sempre il genere, esatto, anche questa non è mai. Ma invece le differenze che hai visto tra il mondo del calcio e il mondo della pallavolo, che cos'è che ti ha colpito in maniera particolare? Diciamo l'esposizione mediatica, il rapporto con giocatori miliardari che è difficile da gestire, chi è un atleta di pallavolo non guadagna certamente quelle cifre, oppure è una cultura sportiva diversa? Guarda, io arrivo dagli sport cosiddetti olimpici e sono quegli sport che secondo me hanno dei valori che sono utile stare qua a ricordare, che secondo me hanno un peso molto importante nella cultura sportiva, a mio avviso. Cosa c'è però? Noi abbiamo sempre visto gli uomini del mondo del calcio sotto un'ottica un po' strana. Ti faccio un esempio: noi viaggiavamo con le nazionali quando andavamo in giro per il mondo, io con i giocatori di 2,10 m viaggiavamo in economica, con i giocatori di ginocchia e in polvere. I calciatori viaggiavano in business class, in prima classe, alti 1,60 e 1,50. E qualcuno voleva anche quindi l'aereo. Ti posso garantire che da quel punto di vista, cioè, li abbiamo visti in modo un po' strano, però ti posso garantire che invece nel momento in cui sono arrivati al mondo del calcio ho notato una cosa secondo me straordinaria, che le persone che lavorano nel mondo del calcio, cioè quelli che proprio gli addetti ai lavori, i calciatori, gli allenatori, i medici, i magazzinieri, i massaggiatori, hanno la stessa passione, ci mettono lo stesso cuore che ci mettono nelle altre discipline. Cioè la differenza tra calcio, pallavolo e basket, per quello che riguarda gli artefici poi del successo di uno sport, è uguale per tutti. Non ho trovato differenza, non ho trovato difficoltà a rapportarmi con giocatori straordinari, Totti, Del Piero, che ho avuto con me tanti anni, e perché il linguaggio, quando tu sei ad alto livello, è lo stesso, e la passione è la stessa. E quei giocatori che voi vedete che magari sono famosi perché guadagnano milioni di euro, in realtà farebbero quel mestiere anche se guadagnassero niente, perché hanno la vera e propria passione. Quello che è diverso nei due mondi è il contesto che ruota intorno al mondo, che è completamente diverso. Ma tu l'avessi data la maglia numero 10 a Tevez se fossi stato nella Juventus? Sì, perché prima di Del Piero c'è stato Sigori con quella maglia, ci sono stati tanti altri giocatori Platini. Certo, il 10 di Del Piero è stata una cosa significativa e importantissima. Io ho un ottimo rapporto con Alessandro, però credo che una società come la Juventus, i grandi club come la Juventus, il Milan, vengono prima di qualunque cosa, secondo me. E anche dell'immaginario collettivo. Ebbene, l'idea che un grande club possa dare una quella maglia che è stata così importante, portata con grande onore anche da altre persone. In altri sport c'è la tendenza a ritirare le maglie per altre cose. E appenderle in alto sul soffitto. Ed è una cosa molto piacevole, molto gradevole. Però il mondo del calcio secondo me... Meno romantico, più pragmatico. Perché alla fine sai cos'è che conta secondo me? Alla fine tutto quello che conta nel mondo del calcio è che tutto è finalizzato a avere risultati, tutto, e soprattutto quello che è messo al mondo esterno. Invece dentro ci sono dei valori che sono uguali a quelli delle altre discipline, ma fuori tutto è basato solo esclusivamente al risultato finale, che da una parte può essere risultato agonistico sportivo, ma anche e soprattutto business ed economico. Rimaniamo sul calcio. Oltre alla Juventus tu hai lavorato anche per... Mi verrebbe a dire la seconda squadra della capitale, ma poi faccio vedere. Se dici questo, andiamo malissimo. Diciamo dal punto di vista anagrafico mi sembra che sia così, ma detto questo, per la Roma, che è comunque una grandissima società, una delle poche società quotate in borsa, tra l'altro, c'è anche la Lazio e la Juventus sono quotate in borsa, come sai bene, e hai gestito una fase non facile, cioè la vendita, come sapete la Roma è di una prestigiosa banca, la più grande banca europea, tra l'altro che è l'Unicredit, e ora invece è degli americani con Pallotta, e tu eri all'interno di questa fase di transizione. Quindi com'è stato questo passaggio da una società indebitata, in grossa difficoltà economica, con le banche che ovviamente volevano rientrare da certi investimenti, e un investitore americano che non capiva bene certe dinamiche italiane? Io sono stato 2 anni a Roma, nel ruolo di direttore generale, l'ultimo anno proprio per questo
situazione direttore anche operativa. Sì. Devo dire che mi sono divertito molto di più il primo anno, perché arrivo, quando sono arrivato io a settembre inoltrato, la squadra era partita malissima, eravamo penultimi in classifica e poi alla fine l'ultima, perdiamo lo scudetto l'ultima giornata perché fa mille gol di Siena, se no la Roma grande era la priorità. Mi sono veramente divertito tanto, perché poi il mio ruolo era quello proprio di stare con la squadra, io ero il direttore generale ma dell'area sportiva, quindi vivevo con la squadra, stavo con loro, con lo staff, che poi è una cosa che mi piace fare, la gestione delle persone. Bellissimo, il secondo anno un po' più complicato perché il cambio di proprietà, l'ingresso di nuovi investitori, la transazione da fare in modo diverso, io mi devo occupare anche di altri problemi che non erano solo quelli della gestione della squadra, società quotate in borsa, quindi delle dinamiche molto particolari, però credo che una città come una squadra come la Roma ci faccia perdonare qualunque cosa, anche la fatica e lo stress. Sono stati due anni molto belli a mio avviso, non nascondo che mi è dispiaciuto molto andare via, anche perché arrivava un gruppo di imprenditori americani con una mentalità a mio avviso molto precisa su quello che riguarda il business, certo. Un po' meno su quello che riguarda la parte tecnica e sportiva, un po' tanto meno forse, molto meno, però mi sarebbe piaciuto poter lavorare, però in realtà io rappresentavo la vecchia gestione, la vecchia proprietà e anche se avevo un contratto lungo ho preferito fare un passo indietro. Però lo stadio ci invitavano loro comunque? Sì, no, stadio, anzi, tutte le volte che... No, ma per questo devo dire che da questo punto di vista la qualità dei manager americani è notevole. Che differenza c'è tra Roma calcio e Juventus calcio? È tanto difficile vincere a Roma, a parte la finanziaria di quel periodo, però diciamo l'atmosfera che c'è intorno... Sono due realtà completamente diverse. Io per esempio mi racconto due episodi, giravo per Torino con Buffon, con Del Piero, giravo nel corso principale, il massimo che vedevo era qualche testa così che si girava leggermente di lato. Tu dovessi girare con Francesco, con De Rossi per Roma, cioè non puoi girare. Totti mi fece la confessione nei primi giorni che arrivavo, mi diceva io che da quando lui aveva 17 anni che non va più in via del corso, cioè non è più libero di girare per la città, è una città completamente diversa, sono due città con le persone sono diverse. Dal punto di vista della passione, i tifosi della Roma sono incredibili, nel bene e nel male, perché devi sapere che quando io arrivo... Quando arrivo alla Roma, la Roma è l'ultima in classifica, andavamo malissimo, vi posso garantire che la prima notte che io dormo a Trigoria, vengo svegliato in mezzo alla notte perché sul mio balcone, sul balcone dei giocatori arrivano bombe carta, lancio di pomodori, sassi contro i vetri, di notte alle 3 di notte, carabinieri, polizia. Il primo viaggio che io faccio in pullman con la squadra allo Stadio Olimpico, durante tutto il percorso, come entriamo in Roma, agli incroci, agli angoli, alle piazze, la gente che ci lancia pomodori, che ci lancia sassi contro i vetri, e arriviamo nel grande corridoio che porta allo stadio, a un certo punto andiamo tutto bloccato, la polizia, e c'è un gruppo di tifosi che vuole parlare con la squadra. Allora, la polizia non lo permette, allora chiedono che io vada giù a parlare con loro, sì. Ero arrivato da 3 giorni, lascia immaginare. Io arrivo, scendo, vado a parlare, mi fa paura questa cosa qua. Oppure di perdere, non direi. Certo. Ma arrivo lì, la prima cosa che fanno mi dicono, sai, mi danno in mano una ghirlanda da morto. Avete presente le ghirlande che mettono? La ghirlanda dico, guarda, adesso lei è appena arrivato, lei non c'entra niente. Però adesso lei prende questa ghirlanda, va sul pullman, lo fa vedere i giocatori perché poi gli dice che qui loro sono una squadra di morti. Io mi sono preso questa ghirlanda, me la sono portata sul pullman, sì, va bene, ho tenuto i calmi. Quindi questa è Roma. Dopo esattamente 6 mesi. Arriviamo primi in classifica, pari punti con l'Inter, il nostro tragitto quando entravamo nelle mura di Roma era diverso, c'erano addirittura le mamme con i bambini che sollevavano i bambini a far baciare il finestrino, quindi c'era Francesco, in mezzo alla strada, gente che si buttava, si sdraiava per terra perché voleva che Totti gli facesse un saluto. È una città così, up and down, molto bello quando le cose vanno molto bene e quando le cose invece vanno meno bene, è una città complicata perché poi c'è una cosa che è una realtà a Roma che è completamente diversa da tutte le altre città, cioè c'è un territorio dove ci sono delle radio che hanno veramente una forza sulla città che è drammatica. Se tu sali su un taxi a Roma ti rendi conto di cosa vuol dire il termometro di quella città, perché ci sono 6 radio che ogni giorno parlano della Roma e si inventano qualunque cosa. E quello che dico al mattino alle 10 magari per 3 ore raccontano che hanno visto Totti in mezzo ai giardinetti che adescava dei bambini, ma in realtà non è vero, però per 3 ore la città pensa a quella cosa lì, poi dopo 3 ore lo smentiscono sì e no, però il problema di Roma è questo, c'è una città che ha veramente dal punto di vista mediatico
fortissima, quindi ci vogliono delle persone che abbiano il profilo giusto e adatto per lavorare in quel posto. Questo sicuramente. Senti, torniamo invece al tuo primo amore, no? Alla pallavola. Tu gestire personalità non semplici nella nazionale, e non è che tutti andassero d'accordo tra di loro. Com'è stato creare quel gruppo che poi ha anche appassionato tutti gli italiani? Perché poi noi siamo un popolo strano, ci accorgiamo della pallacanestro o della pallavolo quando la nazionale vince. Quando la nazionale non vince, praticamente non va neanche in televisione, anzi abbiamo rischiato gara 7 quest'anno della finale scudetto italiana, non ci siamo andati, non abbiamo neanche avuto la diretta televisiva. Però quando la nazionale va bene siamo tutti esperti di pallavolo, di pallacanestro, anche di altri sport ancora minori. Come si fa a fare una nazionale vincente? Guarda, io ho sempre avuto la mia teoria, sono sempre stato molto diretto, cioè io credo che a vincere il mondo dello sport sia sempre solo la squadra, non il gruppo. Squadra e gruppo secondo me sono due cose completamente diverse. Avete idea di cos'è una squadra di calcio, una squadra di pallavolo? È una squadra composta da persone che si trovano insieme per un anno, una stagione, a giocare, per vincere, e queste persone non hanno niente in comune una con l'altra, niente. Hanno età diverse, colori della pelle diversi, parlano lingue diverse, hanno religioni diverse. Vuoi ricordare qualche giocatore che hanno stipendi completamente diversi? Tu chi hai? Della pallavolo? Sì. Bernardi, Gianni, Cantagalli, tutti i Zorzi. Li ho avuti con me. Anche Lucchetta hai avuto. Lucchetta, li ho portati con me il settore giovanile in avanti. Quindi li ho avuti un po' tutti, perché quegli anni sono dei giocatori più importanti. E la cosa difficile è fare in modo che queste persone così diverse decidano di giocare insieme, di passarsi la palla. Ma la cosa quella più complicata cos'è? Che per vincere ogni tanto una di queste persone così diverse una dall'altra, se vuole far vincere la squadra, deve rinunciare a qualche cosa di proprio a vantaggio di un compagno con cui non ha niente in comune, anche magari molte volte non gli sta neanche simpatico. Quindi bisogna sempre lavorare solo esclusivamente per portare avanti il concetto di fare squadra, cioè lavorare per competenze. Quando lavori per competenze in un'organizzazione sportiva, alla fine cosa succede? Che la distanza e la diversità viene annullata dal fatto che vedere un tuo compagno che si applica sulla cosa che deve fare giusta per la squadra e la fa bene, a quel punto subentra, secondo me, l'unica cosa che conta nel mondo dello sport e delle organizzazioni sportive e non, che è la stima professionale. Quella è l'unica cosa che conta. Quando c'è la stima professionale, le distanze dei caratteriali, le poche affinità elettive si accorciano e tutti si concentrano esattamente per fare la cosa giusta per la squadra. Poi, senza rendersene conto, quando quelle persone riescono a metterci anche cuore e passione, a un certo punto le squadre possono anche diventare gruppo, ma inizialmente devono capire che il soddisfacimento dei bisogni personali, l'acquisizione di privilegi, ma soprattutto il mantenimento di privilegi per chi fa sport, dipende dal fatto che siano degli ottimi giocatori in grado di far vincere la squadra. Quindi io vado molto sul diretto, non mi preoccupo tanto dei rapporti interpersonali. Chissà questa, com'era un tuo time out, che poi alla fine immagino, mi ricordo quando ti vedevamo in televisione, era abbastanza focosa l'immagine che ne usciva, no? Per motivare i tuoi ragazzi. Quindi è importante anche il linguaggio, è importante anche in quei momenti saper toccare le corde giuste di quelle persone lì, e questo credo sia una dote che uno ha, deduco. Sì, guarda, io credo, perché ci sono allenatori, ci sono capi che vincono in ogni posto dove sono andati, non ci sono tanti esempi, cioè se noi guardiamo il mondo del basket ci sono due allenatori che in ogni posto che sono andato hanno vinto, del calcio tre o quattro. Uno è Ettore Messina, immagino. Sì, sì. Nella pallavolo ce ne sono un paio, non di più, che hanno questa caratteristica. Ecco, nel calcio ce ne sono tre o quattro. Cos'hanno queste persone di segreto? Mourinho, per esempio, non è che abbia, e anche lui come Sacchi non è stato un gran giocatore, no, però un grande allenatore, ma alla fine, se va a vedere i risultati, ultimamente ha perso un po' il suo tocco magico. Sì, ma tornerà a vincere, perché DNA c'ha le stimmate per vincere. Però anche Ancelotti vedo che lo sta insidiando, perché insomma anche Carlo, un altro che ha avuto altri risultati. Vedi, il segreto dove sta? Non sta nella conoscenza tecnica della materia, cioè nella capacità di mettere in campo le squadre, le alchimie tattiche, organizzazione di gioco. Secondo me il segreto sta tutto in un'altra area, cioè ci sono allenatori che vincono il posto dove vanno perché hanno un segreto, quello della capacità di comunicare la parte motivazionale tra allenatore squadra e allenatore giocatore, cioè sono in grado di far arrivare il messaggio esattamente come loro vogliono che arrivi. Io ho visto tanti allenatori bravissimi, anche molto più preparati di me dal punto di vista tecnico e dal punto di vista sportivo, però meno capaci di comunicare, di far arrivare il messaggio, con meno leadership. E quello secondo me è proprio il segreto, la capacità proprio di comunicare l'aspetto motivazionale, lì ci sta proprio il segreto, perché poi quando arrivi a certi livelli la materia la conosci, devi essere bravo proprio a trovare la chiave giusta sui singoli giocatori e poi sulla squadra. Probabilmente Benitez, che insomma ha vinto tanto all'estero, anche con il Liverpool, anche con il Chelsea, poi è andato all'Inter e ha fallito. Ora
proverà nuovamente con il Napoli, poi dice beh, finisce all'Inter, insomma non era, non è stato il primo e non sarà forse anche l'ultimo, però tu dici che è un qualcosa comunque che ha dentro questa, sì, questa aggiunta in più, sì, e anche la come ci vuole, fortuna, come c'è il talento naturale per il giocatore, c'è anche il talento per fare l'allenatore, e il talento sta in quell'area qua, non tanto nella conoscenza della materia, proprio nella capacità di comunicare, di leggere i segnali quando parli alla squadra, quando sei in allenamento, ma non soltanto, di parlare anche fuori, quando parli ai media, ai mezzi di comunicazione, ma allo stesso tempo stai parlando anche alla tua squadra che ti ascolta, che legge tutto, che in ogni momento sa esattamente quello che dici. Quindi ci vuole grande abilità, secondo me, in questo campo. E ormai il livello dei grandi allenatori è molto attento, molto di più a questa cosa che non alla parte tecnica. L'alchimia perfetta sarebbe grande conoscenza tecnica e grande capacità di comunicazione. Qualche esempio c'è, qualcuno che non sa fare bene, c'è. Chi ti piace? Se vuoi fare dei nomi... Gli allenatori di calcio? Sì. No, Mourinho è un allenatore che mi piace, che me lo sento abbastanza vicino. Tra l'altro vi racconto un aneddoto, io nella mia carriera sono a un certo punto, alleno 6 anni la Benetton, poi vado a lavorare in Grecia, all'estero. Vado a lavorare in Grecia e come solito arrivo, faccio presentazioni, la polisportiva, che è calcio, basket e pallavolo. E a distanza di 15 anni Mourinho arriva a allenare l'Inter. Alla quella prima conferenza, se vi ricordate, dove dice che sono un pirro, tutte queste cose. Come fa la prima intervista, cioè il telefonino comincia a squillarmi, arrivano una trentina di messaggi dalla Grecia. L'ha citato? No, non l'aveva citato, cioè aveva cosa, loro avevano fatto, avevano visto la conferenza di Mourinho che arriva all'Inter, tutti che dicevano guarda, ci ricorda esattamente la prima conferenza che tu hai fatto con seguito in Italia. Stavi subito già sulle palle a tutti quanti, quindi aveva visto la stessa identica persona. Ma è importante non stare sulle palle alla fine. Ma no, sì, ma no, in senso buono, cioè, perché sai, quando, il problema sai cos'è? Sempre quello caratteriale, l'immagine che tu dai inizialmente tante volte è un'immagine che ti devi dare perché sai già esattamente dove vuoi arrivare, certo. Sai già che tu parli a una platea, parli a dei giocatori, parli a della stampa, dei giornalisti, ma sai perfettamente che chi ti ascolta sono i tuoi giocatori, la tua società, i tuoi tifosi, e quindi tu dici delle cose che perché sei avanti e sai già dove vuoi arrivare, mentre invece quando magari la gente normale, comune, questo non lo capisce subito, vede solo invece la prima facciata, che non è poi mai sempre quella vera. Tanto la comunicazione è cambiata anche molto da quando tu hai iniziato ad allenare, che prima c'erano i giornali, TV locali, TV, ora abbiamo Facebook, Twitter, basta un tweet che sconvolge il calciomercato, o di Balotelli che poi non è Balotelli, quindi è diventato molto più complicato. Si possono dare delle regole secondo te, oppure nella comunicazione vale tutto? No, secondo me le regole dipendono dall'etica delle persone. È chiaro che in questo momento purtroppo abbiamo degli esempi negativi, perché nel mondo del calcio, per certi aspetti, alla gente interessa più la parte che riguarda il gossip che non lo sport che è proprio giocato, quindi questa è una cosa che non è bella, perché il calcio è uno sport secondo me bellissimo, straordinario, però purtroppo arriva poi verso l'esterno la parte peggiore secondo me nel mondo del calcio, e anche peccato perché ci sono delle persone che lavorano nel mondo del calcio che secondo me sono preparate, sono bravissime, ed è un peccato anche per questa situazione qua. E quindi da questo punto di vista credo che regole ci devono essere, però secondo me le regole ci sono, è l'applicazione delle regole che non ci sono, ma non ci sono soltanto nel mondo del calcio o nello sport, questo bene, ci sono anche nelle altre cose. Quindi secondo me la cosa più importante è quello che ho avuto nell'esperienza di uomo che si è occupato di governare, di comandare delle organizzazioni, sono le regole, ma soprattutto l'applicazione delle regole, questa è la cosa più difficile da fare. Senti, ma servirebbe un ministro dello sport a questo paese? Ah, decisamente, ma è una vita che io lo dico. Beh, l'abbiamo avuto fino a un paio di giorni fa, poi dopo sì, ha perso qualche colpo, diciamo, però... Però non è ministro, è ministro delle pari opportunità, delle la delega dello sport. E secondo me, guardate, la cultura di un paese si misura anche da questa cosa qua. Cioè lo sport, se tutti dicono che lo sport è veramente maestro di vita, di cultura, bisogna fare in modo che questa cosa sia reale, sia vera. Perché tutti poi si attaccano alla cultura sportiva, poi in realtà quando è il momento di decidere le cose importanti di questo paese lo sport è solo ci pensa. Ma tu come ministro vedresti più uno sportivo che conosce l'ambiente, un manager dello sport, un politico che riesce a mettere, poi vedresti anche tra quali, ma insomma riesce a trovare una sintesi. Ma il problema è questo, cioè se ci fosse il ministero dello sport, secondo me questo paese ce l'ha, lo merita, perché avete idea dei numeri che muove questo paese? Dal punto di vista sportivo, i numeri economici che muove questo paese. Beh, con tutto l'indotto, gli interessi che ci sono. Forse quindi, la prima industria in Italia. Esatto, ma anche
le tasse che paga il mondo dello sport a questo paese, cioè uno sport che gli sport italiani, il calcio ancora più di tutti, ma noi paghiamo un tributo, quindi secondo me è giusto che ci sia un organo che vigili. È chiaro che ci sono due cose da distinguere. Questo è un paese dove c'è un Comitato Olimpico Nazionale che è molto forte, molto presente e che fa benissimo, svolge benissimo il suo ruolo. Qui invece ci vuole invece però un'altra cosa, secondo me, che è il ruolo istituzionale, che invece faccia un'altra cosa diversa, che faccia veramente crei cultura dalle scuole. Questo è un paese dove la Francia ha 4 ore di educazione fisica nelle proprie scuole, noi abbiamo a malapena una dove non fanno niente, i professori leggono i giornali, e questo secondo me tutto parte da lì, perché quella la cultura dei... non tutti magari, va bene, magari c'è qualcuno in campo, però questo è quello che mi... Sì, no, questo magari, mi scusi, però a me è capitato, a me è capitato e molto spesso dico, ho un figlio, mio figlio fa il liceo classico a Parma e ogni volta che viene a casa è anche curioso, oggi cosa avete fatto? Ah, calcetto. No, era un esempio per esprimere il tuo concetto. Sì, ma però il problema no, questo voglio, cosa voglio arrivare a dire? Voglio arrivare a dire che anche le persone che si occupano in questo paese dello sport, i professori, i centri di educazione fisica, hanno assolutamente bisogno di sentirsi importanti. Magari anche per dei mezzi, gratificati per le cose che nessuno investe in questo è un paese che ha tolto i giochi della gioventù. Sì, sì. Questo è un paese che ha tolto i giochi della gioventù, cioè è una cosa secondo me terribile, terrificante, perché cosa c'era di più bello una volta quando c'erano i giochi della gioventù di sentirsi... Era anche un bel prodotto televisivo tra l'altro. Ma beh, era bello, cioè, ogni scuola sviluppava un forte senso di appartenenza, si andava a giocare le finali provinciali, più quelle regionali, poi si andava alle finali, quindi riuscire a muovere dei ragazzi delle cose che si troveranno nel mondo della vita successivamente, perché misurarsi attraverso lo sport, vincere o perdere, è una lezione di vita straordinaria. E quindi o hai la possibilità di farlo, cominciando dalle scuole, c'è qualcuno che lo insegna ed è motivato a farlo, allora questo è un paese che può cambiare. Secondo me si parla di cambiare questo paese con tante cose, ma non si pensa mai che lo sport può veramente cambiare. Può cambiare dal punto di vista della cultura delle persone, quindi avere dei giovani che in prospettiva futura hanno un modo di pensare diverso, ma anche per la salute. Sapete che qual è il ministero che spende di più in questo paese, spendiamo di più? Quello della salute, perché il problema è quello, se noi avessimo dei giovani che fanno pratica sportiva con i gruppi sportivi, che si alimentano e si facilitano anche la pratica sportiva, sapete quanto spenderemo di meno in sanità? Ma proprio ci sono dei numeri che sono incredibili, e purtroppo è per questo che secondo me ci vuole un ministro dello sport, ci vuole un ministro dello sport che abbia il profilo giusto per far capire a tutti l'importanza che ha fare sport in questo paese. Magari non scegliere una figura per quanto autorevole del mondo dello sport, ma per dare quasi un segnale visivo più che pratico, no? Adesso, con tutto rispetto per la IDEM, non credo che sia il testimone migliore dal punto di vista tecnico per capire determinate dinamiche. È ottima nel suo lavoro, come altri atleti deducono. Chiunque, se tu fai conto, nella politica chi ha fatto sport non è andato mai molto... molto bene, la Vezzali, la Vicenta, cioè ce li ricordiamo per altre cose, non per un impulso particolare nel mondo sportivo. Forse sarebbe un manager più che una figura che ha fatto. Questo è un paese dove al Ministero della Sanità non mettono un medico, non mettono un ingegnere, che ha fatto altre cose, quindi ma è tutto così, cioè non fanno mai fare una cosa a uno che la sa fare, che ha esperienza, che la sa fare bene, perché ci sono delle logiche politiche. Quindi la IDEM è stata un atleta straordinaria. Assolutamente. E mi sono anche convinto che magari aiutata nel modo giusto e corretto avrebbe potuto fare anche bene. Anche la comunicazione non l'hanno aiutata molto, insomma, quella conferenza stampa che ha fatto. Guarda, non entro nel merito perché quello che è successo non è una cosa piacevole neanche molto bene. Non ci mancherebbe. Però ecco, io dico solo questo, che ci vorrebbe qualcuno veramente, il ministro, che facesse e chiedesse importanza giusta, che capisse quali sono le dinamiche di cosa vuol dire gestire sport in questo paese. Però prima di venire qua stavo parlando con nostro amico, un tuo amico anzi, in realtà, del CONI, che ci stava dicendo delle cose molto importanti, cioè che adesso i ragazzini che vanno nelle squadre di calcio, 13, 14, 15, 16 anni, 5 su 11 sono stranieri, 6 su 11 sono stranieri, cioè va benissimo che ci stiamo aprendo a ovviamente tutti coloro che vengono nel nostro paese, però stiamo perdendo forse la nostra specificità, non riusciamo più a puntare sui giovani, a creare un progetto come fanno in Spagna, per esempio. Chi è che guida questa macchina? Tutto un po' casuale, mi sembra. Ma perché, innanzitutto però devo dire una cosa, siamo diventati una società multietnica, quindi da questo punto di vista ci mancherebbe, è chiaro che andiamo incontro a queste cose, questo è il futuro, perché non c'è niente da fare.
Il discorso invece è un altro, cioè investire sui vivai, sui settori giovanili. Esatto. Io mi ricordo, guardate, una delle prime cose che ho fatto quando sono andato alla Juventus, abbiamo deciso, è stata dura, difficile, di destinare, pensate bene, il 6% del budget della Juventus a lavorare sui settori giovanili, a incrementare le forze sui giovanili. 6% di una società che fattura 200 milioni di euro, una bella cifra, però fino a quel momento si era fatto soltanto una gestione classica. Però è chiaro che se noi si cominciasse una società sportiva a investire realmente delle risorse economiche su questa cosa qua, sarebbe tutto molto più semplice. Tornando però al sport della pallavolo, il mondo del calcio meno male ha ancora la fortuna di avere tante persone che praticano questo sport. La pallavolo è nella mia città di Parma, mio figlio che ha 14-15 anni, non è riuscito un anno a fare una squadra maschile nella città di Parma, che è una tradizione spaventosa. Quindi cosa vuol dire? Che cambiano i tempi, ma cambia soprattutto che cosa? Che è più difficile portare i ragazzi in palestra, è più difficile, è un po' più problematico. Posso dirti che cosa cambia secondo me? Sì. Che anche la visibilità che ha questo sport è limitata e quindi non invoglia. Io ricordo quando il basket andava molto bene, abbiamo vinto un argento alle Olimpiadi, eravamo tutti, noi lo siamo sempre stati, ma siamo diventati tutti basketari, quindi c'era molta richiesta, squadre che aumentavano. Poi perché modelli, non è più quell'immagine, nella comunicazione perde anche quello sport, forse anche questo, più che la voglia che manca. Perché i modelli ormai sono tutti nel mondo del calcio, però guarda, io credo che il problema non sono i ragazzi, non sono i giovani, perché i giovani secondo me sono dei fogli bianchi su cui tu scrivi. Se tu avessi la possibilità di guardare nel buco della serratura di una classe di quinta di prima elementare, tu vedresti dei bambini che vedresti prima vedi in questa classe, vedresti dei ragazzi che continuamente alzano la mano, dicono le cose, sono vivi, sono attivi. Se la maestra fa una domanda in una classe di prima elementare, vedi 10 mani alzate che vogliono rispondere. Magari uno risponde, dice una cosa sbagliata, però la maestra fa un'altra domanda ancora dopo, lo stesso bambino cosa fa? Mica è intimorito di questa cosa, non ha pure, rialza di nuovo la mano. Quindi quando sono giovani sono dei fogli bianchi. Se tu vai e guardi dal banco della serratura, passano 8 anni e guardi una prima liceo, che clima vedete dentro questa squadra, dentro questa classe? Lo stesso attiva, completamente diverso, dei ragazzi sbragati, non sono coinvolti emotivamente in quello che sta succedendo. Non tutti, perché se no. Il maestro spiega, lui non pensa alle sue cose, la maestra fa una domanda, c'è solo un ragazzo che alza la mano, ma non vuole rispondere, ma vuole andare in bagno o andare in bagno. Quindi sono passati, questo per dire che cosa? Che sono passati 8 anni e sono cambiati i nostri ragazzi, perché è la società che li fa cambiare. Quindi io credo che, soprattutto questo comincia da in casa, dai genitori, il loro problema è questo, che molti genitori vedono solo nel mondo del calcio un modello a cui ispirarsi. Molte volte le ambizioni sono più dei genitori che non sono dei ragazzi stessi, quindi tutti li spingono a fare lo sport del calcio. Speriamo di che si scelgano modelli positivi. Oggi ci ha lasciato Stefano Fortunato, come abbiamo detto poco fa prima di entrare, che insomma è stato uno che ha lottato sul campo prima e contro la morte fino a poche ore fa. Quello è un esempio positivo, sicuramente. Speriamo che i ragazzi non guardino soltanto la vittoria, ma anche quello che uno ha dentro. No? Cosa fa oggi invece Giampaolo Montani? So che insegna anche, se non sbaglio, allo Yulm a Milano, alla Bocconi, sei un consulente molto apprezzato, fai tante cose, ma il domani di Giampaolo Montani dove è che ti vedremo? Io sono una consulenza per l'Olimpia Costa Pietra. Calcio o Olimpia Costa? Calcio. Però sto aspettando qualcosa che mi dia. Il ministro dello sport, l'abbiamo capito che stiamo facendo, io lo vedrei bene, però un conto non la visca. Guarda. Questo proprio non ho santi in paradiso, nessun senso. Questo forse meglio oggi. Ma guarda, è una fortuna, sì, quindi non c'è pericolo questa cosa. No, sono in attesa di trovare qualche cosa di molto stimolante, però è chiaro che io ho un profilo particolare, io non ho un profilo di quella persona che può andare a lavorare in qualunque squadra di calcio, italiano o estero. Sono un po' quelle squadre proprio per il tipo di persona e per le cose che faccio io, che sono un po' diverse. Io sono uno per esempio che non si può occupare del mercato, non mi piace neanche. Quindi trovare la collocazione giusta se lo possono fare solo alcune società che hanno dei progetti un po' particolari e abbastanza ambiziosi. Quindi sto aspettando, pensavo di avere più tempo libero, in realtà ne ho meno, cioè avevo più tempo libero quando ero alla Roma che lavoravo 10 ore al giorno, adesso invece ho mille cose da fare, ma mi tengo sempre abbastanza vivo. Ma il fatto di insegnare, andare in aula alla Bocconi, alla Business School, sulle 24 ore a Roma, è molto importante perché stare in aula per me è una grande palestra.
Certo. Stare con i giovani è veramente quanto di più importante si possa essere. Senti, in attesa del tuo futuro, allora, se coinvolgiamo anche coloro che hanno rinunciato a Italia-Spagna per essere qui con noi. No, forse è già finita. Noi, forse è già finita, non sappiamo neanche com'è andata, no, mi dicono di no. Ha segnato Buffon, un altro film. Vogliamo chiedere anche a loro se hanno delle domande da fare, se le hai con molto piacere. Se c'è qualcosa. Poi la prima domanda di solito apre anche le altre. Speriamo, io volevo coinvolgere l'ottimo dottor Ascensi, che ringrazio, che è stato uno degli organizzatori. Ringrazio anche tutti gli amici di Caffeina e il comune di Viterbo, così almeno ho fatto un minimo di relazioni. Vuoi fare una domanda a Giancarlo Montani? Vediamo qua. Lo faccio anche davanti a letto, non è un problema. Vai. Diceva giustamente Alessandro che purtroppo gli sport che oggi vengono considerati minori, tipo pallavolo, pallacanestro, rugby, ora ha un momento. Certo, il rugby anche assolutamente. Io ho un momento di difficoltà, proprio perché il calcio tende a schiacciare tutto quanto. Come si può tornare a riportare in auge questi sport, secondo lei? Soltanto con televisione, comunicazione, oppure ripartendo dalle scuole? Perché poi io ho cercato la mia figlia di farlo. Ma con un papà così del resto è difficile, questo lo capiamo. Però probabilmente bisogna partire da lì, perché noi abbiamo cercato di pensare a questa giornata come una conversazione con lei sulla cultura e l'etica dello sport. Secondo noi partire da questi sport, diciamo, in Italia è proprio andare a cercare di portare ai ragazzi la voglia di guardare non tanto al risultato in sé per sé, quanto come vittoria del gruppo, come vittoria dell'amicizia. Io e Alessandro abbiamo giocato tutta la vita a pallacanestro insieme, ci siamo rimasti amici, andavamo in prima elementare insieme, eravamo una classe, dalla nostra classe è uscita la squadra che poi ci ha portato fino a 17 anni, quanti perciò ci abbiamo amicizia, ci abbiamo rispetto, ci abbiamo ricordo. Secondo me è proprio da lì che bisogna partire per riportare l'etica della società, l'etica dello sport, l'etica del gruppo di una persona. Perciò voglio sapere se lei, visto che ha questa esperienza anche nel mondo del calcio, quindi sapete che i calciatori anche insieme a sé hanno questo amore per lo sport in pratica, però se invece si può portare ai giovani per cercare di accendere quella smella di etica e poi di cultura, secondo lei? Guarda, la verità è questa, quella che ha detto prima. Cosa succede? Succede che gli sport cosiddetti minori proprio non sono tali. Anzi, io quando la mia prima presentazione che faccio all'università, che inizia il mio corso, io dico che sono passato da uno sport evoluto a uno sport poco evoluto, quindi già ti faccio capire l'idea che ho. Il problema cos'è? Il problema è che è proprio una questione di mentalità e di cultura, perché i nostri sport hanno l'immaginario collettivo, diventano dei grandi atleti solo quando vincono le nazionali, oppure quando una squadra importante di club vince una Coppa Europea, ma soprattutto quando vince la nazionale. Allora a quel punto, se voi vi ricordate, la squadra mitica che negli anni 90 ha vinto la nazionale per la prima volta, campione del mondo con Velasco, quei giocatori, se cito i nomi, sono tutti i giocatori. Quindi la cosa secondo me importante è creare dei modelli per i giovani, che siano assolutamente credibili e veri. Quei momenti, quella fase, cioè, quei modelli erano modelli credibili, come anche il mondo del calcio, perché per assurdo il mondo del calcio ha dei modelli che sono visibili e credibili, perché hanno tutte le caratteristiche diverse, non hanno quelle coordinate che noi abbiamo nei nostri sport, sono altri, sono da arrivare ad avere così la possibilità dal punto di vista economico di fare quello che vuoi, il calcio ti porta determinate cose, però da questo punto di vista credo che la cosa più importante sia proprio questa, cioè dare la possibilità alle federazioni in particolare di poter sviluppare un lavoro sui giovani in grado di poter creare giocatori che portino queste discipline ad arrivare a poter giocare ad alti livelli, poter competere per vincere. Il rugby, per esempio, secondo me è una realtà straordinaria. Il rugby ha in sé dei valori che sono straordinari. Il rugby è uno sport dove c'è un rispetto dell'arbitro, per esempio, che è una cosa che in altre discipline non esiste, che è straordinario. Questo dovrebbe essere assolutamente una cosa da veicolare, da far capire, invece lo sanno in pochi l'importanza del ruolo dell'arbitro. Quindi secondo me il problema è proprio un problema anche di cui lo chiamo Sir, l'arbitro della signore, Sir. C'è un rispetto totale. Quindi e pensate, non so, nel mondo del, non so se vi ricordate, un nostro calciatore, un certo giocatore che si chiama Parisi, capitano nazionale di rugby, in una partita di club
La presidente di club fa un gesto verso l'arbitro così con la mano, come per dire di mandare a quel paese. Quindi sapete cosa mi è successo a Paris, se vi ricordate? 20 giorni di sospensione. È stato squalificato in sospensione, ma con la nazionale. Ha preso 20 giorni di squalifica. Quanti gesti vedete voi in un campo di calcio verso l'arbitro durante una partita? E quindi è proprio una questione di cultura, cioè gli altri sport ormai hanno dei valori che sono straordinari. Le cose è importante che ci sia qualcuno che li faccia riconoscere. Quindi io credo che, come è stato quegli anni 90 nella pallavolo, come è stato nel basket quando c'era Messina, quando nel rugby, anche se non riesce a vincere, ci vogliono delle persone che facciano conoscere quelli che sono i valori delle discipline sportive, poi che si investa sui giovani. Perché il problema è proprio questo, secondo me, è proprio quello di trovare giovani che abbiano questa voglia di andare in palestra e sacrificarsi. Io per esempio ho un figlio, la porto sempre l'esempio di mio figlio, ma vedo che mio figlio fa molta meno fatica a muovere un joystick, a fare un tiro da tre, che a prendere la palla, a tirare da fuori, fare un tiro da tre. E oggi i giovani di oggi purtroppo hanno questa cosa qua, per loro un tiro, vincere una partita è PlayStation. Non è andare in campo a giocare con gli altri come facevamo noi, che ci voi ricordate tutta la vita le cose che avevate insieme, uguale per me. Invece si ricorda magari della partita che fa via Wild. Non ho mai visto un tiro da tre di Guglielmo Scienzi che sia andato dentro in tutta la mia carriera. Cioè, non l'ha mai visto dentro? Ma mai, cioè. Ha rotto da pallone. Ferro però lo prendeva. Sì, il ferro lo prendeva, almeno quello. Quindi secondo me ci vuole molta pazienza, non sarà una. Non c'è la soluzione questa cosa qua. Bisogna soltanto però lavorare affinché le persone che amano e lavorano su questi sport qua hanno la possibilità di dimostrare quelli che sono i valori di questi sport, che secondo me sono straordinari. Credo che abbiamo ancora 5 minuti, poi ovviamente ci sarà spazio per un altro dibattito dalle 22:30, diamo anche il tempo ai ragazzi di lavorare qua. Ci sono altre domande per Giampaolo Montali? Una l'ho fatta fare al posso giocarmi tutti gli amici in sala, insomma, se ci sono anche altre domande non imposte. Non capita tutti i giorni avere, insomma, manager di un uomo di sport, una persona di cultura qua. Oh, c'è un signore. Prego. Il signore è un modo elegante per. Diamogli il microfono. Ma ecco, li conosco quasi tutti, però quindi. Ti ho detto che giocavo in casa. Vediamo. Buonasera. Buonasera. Sì, lei si chiama Manuel, se non ricordo male. Prego. Lo ricordi Manuel. Una domanda che mi incuriosisce da utente sportivo, tifoso di tutto ciò che rotola, una palla, qualsiasi cosa, ma più che altro calcio. La domanda che faccio io è quella che si sente dire sempre: l'egemonia Torino-Milano per quanto riguarda il calcio, leggermente scalfita da Roma alcune annate a ridosso del Giubileo e ultimamente nei vostri anni romanisti, ma è veramente così impossibile da spodestare, cioè una società come il Napoli che adesso la ribalta, la Fiorentina che sta prendendo piede con un allenatore ottimo, una società importante alle spalle, ma è veramente così impossibile scalfire l'egemonia di Milano e di Torino, parte juventina, nell'Olimpo del calcio e dei risultati? Ok, se ci porta il microfono, tanto anche qualche secondo più per pensare, ma è vero però, juventino quel ragazzo, gli do anche un'informazione in più, così almeno maturi la risposta. Ti riferisci a risultati sportivi? Sì. Non altre cose, allora. No, io credo che non sia impossibile, però c'è una cosa, l'ho detta prima, secondo me queste società sono le più brave a gestire l'organizzazione, perché nel mondo dello sport non vinci solo perché prendi il migliore giocatore, il migliore allenatore, vinci perché sei più brava a gestire le persone che lavorano nella società. E alla fine tu guardi anche in altri paesi, perché vincono sempre quelle squadre? Perché sono i più bravi, sono i più bravi a gestire tutti i problemi di natura tecnica, la gestione degli allenatori, la gestione dei giocatori, sono i più bravi a gestire la comunicazione verso l'esterno. E quindi alla fine chi vorrà insediare questo monopolio, tra virgolette, vorrà mettersi a lavorare sullo stesso livello, sullo stesso piano, essere i più bravi da un punto di vista gestionale. Questa cosa però cosa comporta? Comporta fare un salto di qualità e capire, mentre invece tutti gli sforzi, soprattutto quelli economici, sono sempre votati a mettere risorse economiche sono le cose che riguardano gli aspetti tecnici. In realtà invece proprio il segreto è stata la capacità di organizzare la società. Napoli ci ha provato, però secondo me Napoli ha perso un tassello che era fondamentale, ha perso un direttore generale che era Fassone, che è andato all'Inter. E l'Inter se lui riuscirà sarà in grado di fargli fare un salto di qualità che porterà dei cambiamenti,
l'Inter potrebbe diventare una società con queste caratteristiche. La Fiorentina anche, però la Fiorentina deve sprovincializzarsi un po' di più, perché proprio secondo me il problema sarà proprio in quest'area qua, in quello proprio di avere la capacità di fare il salto di qualità nella gestione, dei manager. Sono loro che fanno la differenza. Alla fine poi gira che ti rigira, se guardiamo al mondo del calcio, il miglior dirigente che c'è calcistico adesso in Italia è Galliani. E tanti anni, però non c'è un'altra figura che puoi paragonare a Galliani, che ha il suo stesso stile ma la stessa qualità. Posso fare una provocazione? Sì. Era Luciano Moggi, un altro. Era un altro stile. Era un altro stile, ma insomma era una persona pesante, non credo che oggi ce ne sia stato uno soltanto. C'è stile e stile. Entrambi però, ecco, ti posso garantire che io ho conosciuto quello. Non è un pezzo, è una citazione. No, però quando arrivo alla Juventus ti posso garantire che il primo compito che mi è stato dato era quello di leggere le carte, di leggere come era organizzata la Juventus dal punto di vista sportivo. Quindi tutti i regolamenti interni, le cose. Bene. Quante schede telefoniche ti hanno dato? Ti faccio una confidenza. Io ero uno che passavo per essere uno duro, quindi regole ferre. Sì. Quando sono arrivato a Juventus devo dire che ho visto delle cose che i miei occhi non pensavano mai di vedere, cioè ho visto delle cose talmente maniacali, di una perfezione incredibile. Quando io dico l'ingegnere che dice allora com'era l'organizzazione, io gli ho detto questa parola, le parole, ho detto impeccabile. Come impeccabile, mi dice. Dal punto di vista sportivo era impeccabile, pensate, i giocatori della Juventus erano giocatori che non potevano durante i passaggi guardare la televisione, leggere i giornali, parlare, dovevano fare tutte quelle cose in assoluto silenzio. I giocatori della Juventus il giorno di riposo del lunedì non potevano lasciare la città, andare più lontano di un certo numero di chilometri, se andavano lontano dovevano lasciare busta chiusa in emergenza il posto dove andavano. Cioè c'era un'attenzione dei dettagli, dei particolari, quindi c'erano delle regole che venivano assolutamente applicate. Poi dopo tutte quelle cose te le trovavi poi sul campo di gioco, perché come tu sei fuori sei anche in campo, quindi se sei disciplinato fuori sei disciplinato in campo, se sei abituato a rispondere alle regole lo fai in campo, se hai rispetto dei compagni lo fai anche quando sei in campo, se rispetti le regole rispetti anche i compagni, quindi lì sul campo era fatto molto bene. Poi quello che faceva fuori lì, l'ho detto del merito, non mi riguarda, ma nell'area sportiva era gestito molto bene. C'è anche un nostro amico che vuole fare una domanda, più che domanda, tra l'altro facciamo un applauso anche a questo signore che insomma lavora nel CONI e che sta qua oggi anche per voi. No, però una persona non la conosco, quindi. Quindi io sono Alessandro Picca, piacere. Molto piacere. Sono il delegato CONI qui a Viterbo e ex dirigente CONI, quindi ho vissuto nel mondo del CONI per 90 anni. E quando si parla di visibilità di sport minori. E poi pallavolo e pallacanestro non lo considererei tanto sport minore. Io no, per esempio. Ormai lo sport italiano, ma lo sport da parecchi anni, è schiavo della pubblicità, dello sponsor, del business economico, per cui chi più rende più è in televisione. E il calcio è naturalmente quello che registra la maggior presenza poi di appassionati e quindi di persone che col telecomando vanno sul calcio e saltano il tennis, saltano la pallacanestro. Però lasciamo questo, il discorso più vero e più interessante è l'altro, quello dell'etica, della cultura, dello sport. Io ho avuto la fortuna di lavorare per tanti anni nel settore giovanile della Federazione Calcio e una delle preoccupazioni più grandi, più importanti che noi abbiamo avuto era quella di tentare di formare degli istruttori altamente qualificati che potessero lavorare con i giovani ma per tutta la vita solo con i giovani, cioè creare una figura di istruttore destinato solo ai settori giovanili, perché lavorare con i giovani, e Montali me lo dirà, è molto difficile, bisogna avere non solo delle persone tecnicamente preparate, che forse è l'aspetto più piccolo, ma quello di avere delle persone preparate in modo generale, capire il giovane, la crescita, la psicologia, cioè problemi grossi, cioè devi far crescere un futuro atleta e considerare il settore giovanile come la scuola elementare, quindi lì ci sono dei bravi maestri che danno il primo, come la prima crescita al futuro cittadino italiano, lo stesso nel settore giovanile. Questo è invece una cosa che è stata dimenticata dallo sport italiano. Lo stesso CONI non fa assolutamente niente, le federazioni formano e poi non aggiornano, e nei settori giovanili questo è un lavoro mai dimenticato, chiunque può allenare un giovane. Il discorso della scuola, nel 1976 abbiamo cominciato il programma Sport Scuola,
siamo arrivati nel 2013, non è cambiato niente e se è cambiato qualcosa in peggio. I giochi da gioventù sono stati tolti, sono diventati, è vietato che ci sia un vincitore, devono essere tutti allo stesso livello perché vincere fa male. E allora siamo arrivati a questo punto. Tornando tornando dall'Olimpiade di Sydney, in una tavola importante di sport a scuola, io feci un intervento dicendo che le prime cinque nazioni che avevano preceduto nel medagliere olimpico l'Italia avevano tutti obbligatorio lo sport a scuola. C'è stata una sollevazione di protesta dicendo che volevo portare l'agonismo nel mondo dello sport, della scuola. La scuola comincia a 6 anni, finisce a 18, già fa, c'è tempo di partire dall'attività motoria all'attività effettivamente. Io lo vedrei più che nelle alti livelli dello sport, che vuole far lavorare proprio nella promozione, nel rilancio, nel rilancio dell'attività sportiva che in Italia ci siamo proprio dimenticati. Più che domanda era una considerazione. No, va bene, grazie, grazie intanto. Beh, quindi c'è chi ti vuole, c'è anche un applauso, grazie per l'intervento. Sono perfettamente d'accordo, perché sapete qual è la consuetudine adesso nel mondo degli sport? Di assegnare squadre dei ragazzi, dei giovani all'ultimo che ha smesso di giocare, all'ultimo calciatore che ha smesso di giocare, che va in palestra, che non ha la minima nozione. Magari per parlare con quel calciatore devi parlare con l'agente di quel calciatore, se vuoi parlarci. Anche, peggio ancora. Quindi sono perfettamente d'accordo, mancano proprio gli istruttori che non soltanto abbiano capacità e conoscenza della materia. Insegnanti, non istruttori. Sì, mi dicono diverso, io mi fido della... Io ho un mister del settore giovanile. Ecco, io mi sono rifiutato. Sua eccellenza. Questo serve un ministro dello sport, quindi alla fine torniamo lì. Sì, serve veramente. Che poi a cascata, alla fine pure mi dovrei di locale. Ne sono assolutamente d'accordo, ma uno che faccia lavoro sport, faccia lavoro vero. Senti, ultima conclusione tua, io ovviamente ti ringrazio. Tanto so che Giampaolo Montale lo rivedremo a Viterbo perché ha fatto prima una passeggiata qua a San Pellegrino, ti è piaciuta tantissimo la città, si mangia bene, abbiamo le terme, devo dire che... Mangiare adesso non lo so, adesso anche in Santa Rosa. Importante mangiare adesso e vediamo se si mangia bene. Questo allora... Sono anche affamato perché oggi non ho mangiato. Va bene, giudizio in pectore. Una tua conclusione finale per questa giornata, prima dei ringraziamenti, quindi... Vincere aiuta a vincere, riparto da dove siamo. Guarda, per me imparare a giocare per vincere è una componente fondamentale. Cioè, dei Coubertin, fondamentalmente. Ecco, con me non ha molta affinità. No, cioè, immaginavo. Guarda, ti dico una cosa, non so se voi vi è capitato, faccio una domanda. Voi vi è capitato vedere un bambino che gioca e che è contento perché non vince, perché quando fa una cosa che non riesce, è contento perché ha partecipato. No. Avete mai visto? No. Io è difficile. Ragazza, no. Io non ho mai visto un bambino ridere, essere contento se non vince, se non fa una cosa. Un perdente di successo credo non piace. No, ma è una cosa naturale, cioè, però la cosa che è importante secondo me è che devi insegnare qual è la strada per arrivare a vincere, quelle che sono le coordinate, perché è importante giocare per vincere, ma devi insegnare anche l'importanza anche di perdere, perché nella vita vinci attraverso le sconfitte. Io non avevo vinto, l'ho vinto perché avevo perso tanto prima e se non perdevo non avrei mai imparato a fare tante cose. E quindi credo che vincere sia importante. Però ecco, spero di avervi dato l'impressione stasera di essere una persona che fa questo mestiere solo esattamente perché gioca solo per vincere. No, assolutamente, Giampaolo. È vero, perché amo vincere, ho sempre giocato per questo. Però secondo me c'è una cosa che va al di là della vittoria. Il mondo dello sport ed è ciò che rende nobile la vita. Cioè la vittoria, la seconda vittoria forse? No, è il poterlo condividere con gli altri. Certo, beh, è condivisione una vittoria comunque. Quindi vorrei che sapeste che le due cose più importanti nel mio lavoro, anche se poi l'immagine è un'altra, sono due cose più importanti, sono sempre state e spero che lo rimarranno sempre. Per me sono sempre stati il viaggio e i viaggiatori. Viaggio e viaggiatori. Ah, finiamo con questa citazione poetica di Giampaolo Montale. Grazie per essere grazie stato a voi. Con voi. Grazie ancora a tutti voi per essere stati con noi, speriamo di avervi regalato una gradevole serata e buona caffeina, so che ci sono altri eventi successivamente. Grazie ragazzi.